Abiti qui? Scusa? Abiti qui? Al Lido di Venezia. Ah, Lido. Sì, ben tornato. Perché ti cado parte ferme qua. Beata mia. Ah, ok. Vieni, Leo. Verdo su me. Traffic. Cuega tuo. Vedo un secondo, va. Questa deve essere il Teatro Mari, grande per l'opera, una dei più antichi che c'è qua in città, costruita nel 1687. La tradizione vuole esattamente costruita dove c'erano le abitazioni di Marco Polo, ma proprio a sostituirla. E a sinistra questo qua è il Palazzo Bragadin, palazzo costruito all'inizio del 1400 per la famiglia Bragadin. Ciao. Ha perso il treno Marco, ragazzi, il tuo taglio. Si imbassa ma si fa condizionare. E comunque che se sono io che rima contro in tutto e per tutto. Se la trovate vedi, comunque ha detto mondo. Non voi. Non voglio niente mi ricordo tanto. Che tocca andarsi a seccare ogni piova. La signora è marxista e con tutto. Che fai che fa? Che cai qua che ci Parliamo veneziano, ovviamente lo capite. abbastanza. Stagando sempre in dialetto, vuol dire che giro a destra. Ah, e a sinistra? Premando a sinistra. Parole veneziane, dopo si vuole tradurla, e premando vuol dire premere sul remo, quindi fare più forza per girare a sinistra. Stagando vuol dire restare in acqua, restando in acqua io faccio a dritto e giro la gondola a destra. Ma comunque è girata l'inglese? Gli inglesi guidano alla veneziana. Ah, ecco. Secondo lei dal XII secolo, non so con i carri come si andava, ma penso che quella delle automobili siano arrivate. Il mio dubbio è che coi carri si guidasse tenendo la sinistra o la destra, comunque quello lì. Saprei dirlo. Il fatto è che abbiamo il remo a destra. Quindi non possiamo affiancarci al lato destro del canale perché non giusto. Avremo lo spazio per remare. Sì. E hai scommesso con Igor?